Quello che vediamo ora è come si procede allo smontaggio e rimontaggio della lama di taglio. Per affilare la lama non sarebbe necessario smontarla, ma è sempre consigliabile averne una di scorta ed inviare al centro assistenza la lama da affilare. Si procede allentando il carter con l'apposita manopola. Viene tolto il carter di protezione, da cui è abbastanza semplice poi togliere la lama a catena e la barra. Ogni volta che si effettua questa operazione è consigliabile rimuovere la sporcizia che si deposita intorno al pignone. Fare attenzione nel rimontare la lama nuova o quella affilata. Ha il senso di direzione. Accertarsi che la barra si incastri nella posizione corretta con il piolino di registro che entra nel foro in prossimità della zona pignone. Si allenta il dispositivo di registro tensione della lama per facilitarne il montaggio. In questo caso è semplicissimo perché basta agire sulla ghiera circolare in prossimità del pignone. Una volta inserita la barra e la lama catena, si procede a riposizionare il carter. E agendo sulla parte arancione della ghiera, quella esterna, si regola il tensionamento della catena. Mentre girando la parte interna della ghiera, quella in grigio, della manopola, si effettua il serraggio del carter della macchina. Successivamente provare a sollevare con la punta delle dita la catena.